appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo e benvenuti sulla pagina Facebook della divisione calcio a 5 per Futsal ASCL Prato, big match della 14ª giornata del girone D di Serie B. Due assenze nell'ASCL, si tratta di Sapigno dell'allenatore giocatore e di Di Girolamo. Si comincia, primo possesso a favore del Prato. Canale gira sulla sinistra, il tentativo di tiro che provano a gestire sulla destra Canale, uno contro uno con Berti, il mancino Jukic, un problema alla spalla per Sapigno che quindi guiderà dalla panchina i suoi che passano in vantaggio grazie a una grande giocata di Canale. 1-0 la firma del numero 10 al secondo del primo tempo. Canale rischia qualcosa, perde il pallone, attenzione ha trovato che però viene circondato, poi lotta con Canale, vince il duello, allora il Prato può andare sulla sinistra da Berti, se ne va il numero 11, cerca la porta, applaude il pubblico del Palamonticelli, gran gesto tecnico del numero 11, adesso Heredia, si salva Jukic, si salva il Prato, che però fa fatica ad uscire dalla pressione dell'Ascoli. Berti, Castigio, buon pallone, in mezzo! Il pareggio del Prato, controvato, 1-1 al 13° del primo tempo. Azione perfetta, parità ristabilita. Castigio, Berti centralmente, controlla male. Allora attenzione, Di Blasio col bacino! Heredia mette in mezzo, Jukic a protezione del primo palo. Angolo per i padroni di casa, la conclusione, doppia deviazione, pallone in mezzo e Solferino non trova lo specchio. Calcio di punizione da seguire, attenzione alla rincorsa di Berti che va in porta! Gestisce alla grande l'argentino, Iurlina uno contro uno, si accentra, destro, Belluzzo blocca il pallone. Imbufalito il Prato, va benissimo così al Futsal ASCL che prova con Di Blasio, Jukic con il piede, dice di no, Berti è cresciuto anche lui e il Prato ne ha beneficiato, eccolo Berti, pensa al vaccino, Belluzzo, rimessa laterale per il Prato che vuole chiudere in avanti, Berti, Berti, Belluzzo salva! Cenno d'intesa tra i direttori di gara, fischietto in bocca, si riparte, primo possesso della ripresa a favore dell'Ascoli, insiste la squadra di casa, Heredia, Canale, Heredia, lo scorso anno nella C1 laziale, la magia di Sestili, Heredia, fuori, Berti, Castigio, raddoppiato, numero, e poi palla alta sopra la traversa. La deviazione di Belluzzo che ha alzato il pallone sopra la traversa, che chance e che inizio di secondo tempo. Attenzione alla ripartenza del Futsal ASCL, Di Blasio con il motorino, Di Blasio! Cost to cost di Di Blasio, il Futsal ASCL torna avanti 2-1 al terzo del secondo tempo. Iurlina, Berti, gran giocata, Berti se ne va, Berti, Belluzzo salva! Castigio recupera il pallone, va da Berti, si gira! Castigio, le finte, raddoppiato, Castigio vince il rimpallo, Castigio! Sulla traversa esulta, chiede il gol! Iurlina centralmente, Belluzzo a dire di no! Adesso Iurlina ha trovato, vuole puntare, si accentra, Iurlina con il destro! Bacia il palo e fa 2-2, il Prato ristabilisce la parità al settimo del secondo tempo. Si accentra il 30, Iurlina va a puntare, vuole la stessa giocata che ha portato al 2-2, trovato, va in porta, sbatte su Heredia. Di Blasio, autore di un gol pazzesco. Poi altro gol di grande fattura di Iurlina. Attenzione però adesso! Si divora il nuovo vantaggio di Blasio. Brivido per il Prato che adesso rischia con Baiocchi. Se la cava bene però. Grande uscita, attenzione Castigio. Frenata Castigio! La solita chiusura di Kleber Belluzzo. Pensavamo a un calo atletico da parte del Prato che invece in questo momento sembra
potersi rendere molto più pericoloso, come in questo caso con Berti. Giocata e poi Belluzzo e calcio d'angolo. Berti pronto a rimettere in gioco il pallone. Iurlina, Berti verso Jukic che tiene in campo la sfera, poi lancia lungo. Berti con il petto, il destro, un capolavoro, l'uomo più atteso, 38 gol in campionato, 3-2 Prato. Che giocatore Riccardo Berti. 30 secondi, Canale con il bacino sopra la traversa. Galanti supera il centrocampo, Canale, Galanti con il mancino, Murato, Galanti, Di Blasio, Galanti, ma non c'è più tempo, finisce qui il Prato e spugna il pala Monticelli, sconfitto 3-2, un grande Futsal ASCL. Eccoci in compagnia di Riccardo Berti, migliore in campo di questa sfida. Quando il gioco si fa duro, Riccardo Berti entra in azione. Io guardo il fiatone, ho cercato di dare il massimo veramente, perché oggi era importantissima. Senza Vinisigno serviva una prestazione maiuscola, perché avete visto comunque la preparazione anche dell'Ascoli, che è molto preparata come squadra, e fortunatamente siamo riusciti a portare via 3 punti fondamentali. Eravate corti, solo 11 elementi, tante assenze, oggi la vittoria del cuore, del carattere. Esatto, come dicevo in precedenza, è il lavoro che paga, quando serve quel qualcosa in più noi riusciamo a darlo e siamo contentissimi di questi 3 punti. Non c'è una partita senza un gol di Berti, sei salito a quota 38 in campionato, a quanto vuoi arrivare? No, non mi pongo limiti, io cerco l'obiettivo mio personale di vincere questo campionato, poi se saranno 39 o 50 non mi interessa. Tieni il premio Riccardo, a chi lo dedichiamo? Grazie mille, io lo dedico sicuramente alla mia famiglia che mi sostiene, perché comunque vivo a distanza, non sono molto presente, e chiaramente a Prato Calcio a 5 i miei compagni che se lo meritano anche loro.